Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Arte Forum. Oggi abbiamo una meravigliosa sorpresa, infatti abbiamo un'artista internazionale, una giovanissima donna che viene dall'Ucraina, Svetlana Grebeniuk, una pittrice ma anche appassionata di scultura, nonostante ci sia una propensione forse più verso la pittura, però uno studio a 360 gradi, quindi un amore vero per l'arte. Sentiamo da te, Svetlana, quindi Ucraina, perché l'Italia? Tu ti sei iscritta alla facoltà, all'Accademia delle Belle Arti, quindi un corso di pittura, però poi specializzata in scultura, quindi c'è un po' una commistione, una miscellanea di intenti artistici. Allora, quando sono venuta in Italia, non è che avevo intenzione di studiare magari in accademia o fare artista, invece perché sempre pensavo che non riesco a fare arte. Cioè, avevo passione, ma come osservatrice, come spettatore, ma non come artista in sé. Invece ho visto Accademia di Belle Arti, Brera, e quando l'ho visto, questo è nel 2001 circa, ho voluto proprio studiare lì, mi piaceva come struttura, mi piaceva la l'idea struttura dell'Accademia in sé. Sì, io dicevo che bellissimo questo Napoleone, insomma mi ha affascinato come struttura. E poi sono andata in Ucraina per fare documenti, per preparare. Ho preso una tela dicendo provo a dipingere. Allora ho preso una fotografia di mia nonna, ho preso quello ad olio, tela l'ho girata dall'altra parte perché c'era, pensavo che quella era una cornice. Ok. Ok, ho cominciato a dipingere e mi è successa una cosa veramente stranissima. Praticamente io dipingevo la nonna e non ci credevo che io sto facendo io questo lavoro. Okay. Perché dal scherzo, dal giochino, è diventato fuori un ritratto che ce l'ho ancora adesso, conservato, perché è proprio come fosse dipinto da, non so, da chissà chi. Da chissà chi. Okay. Io non ci credevo a quello che ho visto. Quindi ti sei stupita in itinere. E anche spaventata, perché è come fosse quello che non mi aspettavo di me, sai, sei uscito fuori in questa maniera. Che non ci credevo che ho fatto da me. Quindi hai scoperto di avere un talento nel fare. Non so se è come un, come c'è qualcosa, c'era già dentro di me che è uscito fuori in una forma che mi ha soddisfatto e ho capito niente, ho trovato quello che mi mancava. Mi mancava qualcosa. Ti mancava quel quid per darti forse. Cercavo chi sono, cosa che mi piace. Non mi vedevo in un ufficio, per esempio, come okay. Lavoro, anzi, terrore. Ti capisco, decisamente. Perché guardavo mia mamma, che lei scrive poesie, no? Però un ingegnere meccanico, un economista, è sempre sofferto del suo lavoro, e diceva, ma com'è possibile, anche io soffrirò se dovrò scegliere proprio una facoltà che poi mi riduce appunto di essere insoddisfatta nel lavoro che non è fatto per me. E niente, arte. Quindi l'incubo era di ritrovarti in una vita che non era la sì, tua. E quindi è stato così, proprio una ricerca. Cosa mi mancava, proprio soffrivo anche di questa cosa, che mi mancava qualcosa di... E quanti anni avevi quando sei arrivata in Italia? 17. 17, quindi proprio quel momento della vita in cui uno si fa un sacco di domande e non sa cosa fare da grande, tra virgolette. No, però io sono scappata da Ucraina. Cioè, sono arrivata qua... con $10 in tasca, una valigia legata con una cintura, sì, così mi presento alla stazione di Bergamo senza sapere cosa fare. Avevo 5 dollari, ho cambiato per prendere la schedina e chiamare l'unica persona che mi poi ha aiutato a venire qua in Italia. E quella si consumava e capivo che finisce. Questa scheda che faccio? Cioè, basta, aveva una lira poi. E poi come hai fatto? Poi appena ho messo piedi qua in Italia mi è arrivata una fortuna, non so come dire. Dai, dici. Sì, una fortuna, perché per esempio questo amico qua che però l'hanno ucciso, non c'è più, hanno sparato come tutti ucraini, può capitare molto spesso, non c'è più, però mi ha cambiato la vita radicalmente, che appunto... Nel momento quando uno non può uscire, io ho 17 anni, non potevo avere un passaporto, certo.
invece tutto è andato stranamente. Stranamente bene, cioè i tasselli sì, del puzzle. Una truffa che è diventata una fortuna per me. Una fortuna. Ma non è truffa, è un strano caso. Sì, vabbè, truffa nel senso, truffa del caso, del destino, sì, nel senso, sì, non nel senso dispregiativo del termine, ma i casi della vita che si incastrano, concludono comunque, fanno un percorso che ti si è assolutamente cucito addosso. Quindi, Poi Italia appunto mi ha colpito dall'inizio, il fatto della gentilezza delle persone, per esempio entrare in un negozio e ti dice buongiorno, ciao, io ma com'è questa, cioè non riuscivo a capire, non eri abituata, no, un modo svivente diverso, c'è qualcosa di falso, non capisco. Ah sì, diffidenza. Sì, sì, vabbè, però ti capisco, perché non è che tutti ti dicono buongiorno con da noi non puoi guardare le persone in occhio, meglio che non guardi, non ti salutano quando entri in un negozio. Così via. Invece qua ti ha colpito il calore della sì, gente. Sì, molto. Ma anche sei arrivata qua con l'idea di restare oppure di dire vabbè, vado a farmi un giro in Italia, vediamo che succede? Più o meno sì, vado a farmi un giro, ma comunque perché l'idea di andare a vivere più che altro in Spagna, per esempio, ma sono tutte idee vaghe, non avevano un appoggio, un senso profondo. Italia è diventato invece un paese. Quindi tu sei arrivata in Italia e questo ritratto di tua nonna che ti ha fatto capire che in realtà avresti voluto questo fare molto l'artista, questo è arrivato dopo. Sì, sì. Quindi per il primo periodo tu ti sei periodo, semplicemente iscritta all'Accademia delle Belle Arti. No, no, ho lavorato per guadagnare appunto e mettere soldi anche per permettermi a studiare e poi mi sono iscritta, no, all'Accademia non sono iscritta in Accademia, sono iscritta a NABA, Accademia NABA, perché è un'accademia privata. Che praticamente ero sposata e mio marito mi ha detto guarda, l'Accademia Brera è una cosa costosissima, non credo che ti potrò aiutare io o quello che hai guadagnato potrai mantenere. Ti potrà bastare. Meglio una NABA, c'è cioè un'altra accademia. E io dico, ma come, io sognavo questa e lo voglio entrare qua comunque. Mi iscrivo a NABA, al corso di scultura, e che non esisteva, io volevo fare scultrice, perché facevo comunque lavoro di scultura. E a NABA invece è un'accademia privata che veramente costava, ma io pensavo che l'accademia costa di più, insomma per costi, per documenti. Comunque il secondo anno mi sono trasferita in accademia. È stato bellissimo perché sono arrivata dal direttore, perché l'esame è già passato. Allora il direttore ha chiamato gli altri colleghi, per farmi esame personale. Okay. Mi hanno subito ammesso. Quindi è stata una gioia. E sei sposata con un italiano? Sì. Benissimo, quindi lui ti supporta, cioè ha creduto in questa tua carriera. È difficile stare a fianco a un artista? No, non credo che credeva. Non è una persona che appassionata dell'arte, non era. Allora. E allora si appassionerà prima o poi, o comunque ti accenderà, tanto non si trova mai l'uomo che ti prende in tutto e per tutto, quindi giusto. Arrivederci e grazie, l'importante è fare la propria strada. Svetlana, sei arrivata con una gemella, ho letto che è una gemella che fa altro, ma è altrettanto determinata come te. Sì, lei è arrivata un pochino dopo, sì. Ok. Un anno dopo di me. E che rapporto avete? Siete le classiche gemelle speculari oppure opposte? Siamo opposti, ma abbiamo un legame fortissimo. Senza parole, sì, ci capiamo. Ok, empatia al primo sguardo. Assoluto. Sì. Benissimo. Allora, parliamo un po' di quello che in realtà è il tuo intento poetico. Innanzitutto mi interessa molto vedere che il tuo percorso comunque di studi di pittura si interseca perfettamente con quello che poi tu stessa hai detto prima, quindi la volontà di fare forse la scultrice. Come riesci a conciliare le due cose? Perché il bidimensione intanto non mi bastano. Ok. E allora. Quindi per bidimensione intendi la tela? Intendo la tela, sì, la tela. E poi lavorare con le mani, non so, è un sfogo quasi. È uno sfogo, il toccare, cioè ti dà più, cioè, il senso del tatto è sicuramente molto, molto forte, molto pregnante. Sì, sì, ma scultura adesso che è anche perché. Più che scultura lo vedo come installazione di diversi oggetti insieme che rappresentano qualche concetto legato alla politica, piuttosto che. Cioè, mi viene più facile rappresentare in un oggetto la protesta di quello che succede.
E tu sei molto interessata degli argomenti forti. Per esempio, prima mi hai detto, io nel 2010 ho visto appunto questa tua mostra, queste tue opere dedicate alla ritrattistica, ma anche a dei concetti forti, come per esempio la religione. Tu mi hai detto, io in Ucraina non avevo questo attaccamento alla religione, invece ho scoperto la mia religione qua, quindi forse anche la riscoperta di valori, il senso dell'innato, quindi di questo sguardo innocente e quasi gioioso verso qualcosa di cui non si conosce il concetto, come il bambino che guarda il sole per la prima volta, come giustamente hai detto tu. Cosa c'è di Svetlana dentro questo intento? Cioè, ti sei riscoperta qua, hai visto, hai ritrovato una nuova te? Ho riflettuto molto sul concetto di Dio e poi studiando appunto il periodo del Medioevo, che mi ha colpito particolarmente, che poi alla fine anche il fatto della Bibbia, dell'esistenza del Gesù Cristo o di Dio, mi sembra che addirittura risale a un concetto platonico sul demiurgo. Mm-hmm. Allora andando a... cioè, il periodo del Medioevo mi ha colpito perché secondo me è proprio lì che è stato inventato il Dio. Certo, come assolutamente, sì, è stato però, un intento di fede per cercare di coprire altre problematiche, sì, cioè, ci si attacca alla fede quando si ha bisogno di sentirla. Nel stesso tempo l'hanno sfruttata in maniera mostruosa, diciamo, sì, questo il Dio, che appunto arriva fino oggi con chi qua in Italia e la Chiesa ha un potere quasi assoluto, sì. Invece in Ucraina... comunisti eravamo. Quindi ti sei trovata in una dimensione completamente opposta alle tue abitudini. Sì, cosa però la mia generazione della mia madre, per esempio, improvvisamente sono diventati tutti credenti, perché la mia patria, chiamo così, era senza Dio. E allora credo anche che tutta la disgrazia che succede al nostro paese, che è successa anche, è proprio per la mancanza di Dio, mancanza della religione, perché di coesione, del il bene. Certo, perché in realtà credere in qualcosa crea una comunità, quindi credere nel bene, forse e sì, avere anche paura magari, quel punto, certo, già anche questo serve. Invece non è stato così, improvvisamente tutti i credenti, tutti vanno in chiesa, tutti pregano, mostri preghiere molto più lunghi delle vostre. Ah sì? Il cattolico. Cioè. Sì. Però questo, per esempio, se uno, un ortodosso, va in chiesa e confessa con il prete, succede che veramente una confessione che ti viene da piangere perché ti interroga. Qua in Italia invece con cattolici, uh-huh, quando vanno a confessare in chiesa succede, va bene, figlio è peccato, 5 Padre Nostre, 3 Ave Maria. Sì, un attimo quello più. Che sto facendo adesso, questi quadri con 5 Padre Nostre, 3 Ave Maria. Nel stesso tempo anche la ripetizione di una preghiera che ti porta a non in, magari uno entra anche in trance, ma secondo me anche perde il senso una preghiera quando va ripetuto infinite volte. Certo, immagino. Diventa quasi, sì, è una reiterazione ma sì, perché forse è una forma più di penitenza, più che di, vabbè, comunque questi sono discorsi che vincono un pochino. L'ultimissima domanda prima di chiamare Adriana, che poi parlerà della tecnica del tuo operato. Mi è piaciuto molto questo concetto di ritratto. Ci sono nel 2010 delle opere, dei ritratti di Cézanne, comunque pittori a te cari, o comunque personaggi dell'Ottocento, che non hanno il volto definito. E questo perché tu hai detto il ritratto non è la raffigurazione di un volto nei suoi tratti somatici, ma è il risultato della conoscenza di qualcuno. Quindi il non dipingerli ha proprio questa forma quasi anche di umiltà molto bella. Cioè non conoscendoli non mi sono sentita di immaginarli al punto di poterne dare dei tratti definiti. Sì, è proprio un limite, che io lavoro molto sul mio limite. Limite, mi piace di capire che ho un limite. E anche appunto rappresentare magari una figura come Émile Zola, anche lui, per non definita, proprio per il fatto che non conoscendo personalmente. Certo, non riesci a darne una definizione. Non riesco a dare una definizione, ma comunque cerco di capire, immaginare, e quello che riesco a immaginare rappresento. Benissimo. Svetlana, chiamiamo Adriana, la nostra narratrice d'arte, Adriana Soldini, che riuscirà
a darci, come solo lei sa fare, una specifica appunto su quello che fai nelle tue tele. Ben ritrovati, Adriana, benvenuta. Grazie. È un gran piacere vederti. Abbiamo un'artista splendida che secondo me sì. Ha veramente tanto da dire e da dare, quindi a te la parola perché le sue opere meritano veramente. Con Svitlana è una conoscenza recente, però io sono stata molto colpita un po' dalla sua storia, un po' dal suo modo di rappresentare il mondo. In questo momento che siamo in un periodo così difficile, che è difficile anche trovare l'ottimismo, lei arriva con la sua happy art e questo mi ha molto stupito, soprattutto tenendo conto anche della provenienza, certo, no? Del fatto che viene con un passato che insomma è più complicato di quello italiano, e invece è così positiva e vuole trasmettere questa positività con le sue opere. E quindi mi sono soffermata anche a riflettere, no? su quello che rappresenta, su quello, sul modo in cui lo rappresenta. Quello di cui parlavate prima, ad esempio, di questa purezza dello sguardo, no? È come se lei volesse in un qualche modo farci ritornare indietro a quella che è l'infanzia, a quelle che sono le origini, ma anche al fatto di cancellare, resettare certo. Tutto quello che noi pensiamo sulle cose, sugli oggetti, che ormai sono diventati un po' fagocitati in questo disordine e caos in cui viviamo, e abbiamo perso un po' quello che è la vera importanza, il vero significato di ogni cosa. E lei ci riporta invece a questo sguardo originario per trovare quella che è l'essenza delle cose. E anche quel senso di meraviglia, questi suoi anche quei colori molto vivaci, molto forti che lei usa, come se volesse portare dentro lo spettatore, dentro a quell'oggetto o quell'animale. Ricordiamo anche l'importanza fondamentale dello spettatore. Che lei stessa diceva essere. Che per lei è la prima cosa. Assolutamente. Cioè, lei è proprio come deve essere l'arte comunicazione, lei parte dall'idea di voler comunicare e si vede dalle sue opere, cioè non è che lei dipinge per se stessa, lei è il suo linguaggio per parlare con gli altri, per parlare con il pubblico. E la cosa interessante è che questo lei lo ottiene questo, anche questo fascino, questo suo modo di proporre argomenti magari anche molto seri, come parlavamo prima della sua spiritualità, della rappresentazioni sacre, no? E il fatto che nei suoi quadri c'è sempre, non sono mai immagini fisse, immobili, danno sempre un'idea del movimento. Questa idea del movimento viene data ad esempio in merito ad esempio al quadro che noi vediamo qui alle spalle, quello sulle vespe, no? Che può essere delle strisciature che danno proprio una sorta di effetto ipnotico porta lo sguardo in questo vortice aereo, no? Da una grande spazialità. E poi anche dalla sua tecnica in particolare che lei usa, che è la tecnica del monotipo, che è una parola di origine greca che vuol dire unica impronta, è una tecnica che è stata inventata nel XVII secolo da Giovanni Benedetto Castiglione, detto il Grechetto, che era un artista, un pittore e anche un incisore. E questa tecnica prevede la preparazione di una matrice che può essere realizzata con vari materiali, può essere il vetro, oppure anche del legno, quello che uno può avere dell'acetato a disposizione. Viene realizzato quella che è senza usare acidi, senza incidere. Viene appunto ricreata l'immagine avendo cura che la composizione sia rovesciata e poi viene impressa o con torchio a mano sopra appunto la carta.
Molti grandissimi nomi, come ad esempio anche Paul Gauguin, ha usato ad esempio degli acquarelli su vetro, oppure anche come Schlemmer, sono ricorse al monotipo, perché è molto affascinante, dà una visione della realtà che va contro gli stereotipi e quindi hai un'ottica diversa nel modo di guardare le cose e anche di come guardare anche l'opera pittorica in sé. Certo. A questo punto le vorrei chiedere invece lei come usa, cosa usa come matrice per realizzare i monotipi? Legno. Polistirolo, più che altro. Polistirolo che poi questa matrice va ridipinta con un altro, con un'altra immagine. E allora a casa ho queste cumule di polistirolo come impronte, ma poi diventano anche opere d'arte. Cioè, opere d'arte, a modo di dire, diventano anche scultura moderna. Sì, cosa dire? Sì, ma così per modo, cioè, nel senso, mi serve una matrice, non la devo trovare, prendo quella che è già usata, la ridipingo con un'altra immagine. La vai a riutilizzare. Solo che questa applicare una sopra l'altra immagine viene fuori un quadro astratto che non è male. Che non è male. È una soluzione diversa. Esatto. Però essere il motivo di poi non posso più riutilizzare la matrice, che invece l'idea iniziale è stata tipo la rifaccio, magari la rimetto questa vespa in un altro quadro. Certo. E invece no, non ho mai riutilizzato. E che colori usi sopra la matrice? Acrilici, perché è un colore che si asciuga bene. Anche questa importanza del colore. Esatto, fondamentale. Poi anche perché il fatto anche che usava gli spray, lei. Spray, sì, esatto. Bombolette, tantissimo, sì. Bombolette, però poi ad esempio dopo. Quelle strisciature mi dicevi che sono fatte proprio con le bombolette, sì, sì. Quelle che danno proprio l'idea del movimento. Mm-hmm. L'importanza del colore, quindi io insomma fanatica del colore, quindi anche io lo sono, però per esempio nelle sue opere passate vedevo questa, quasi questa assenza invece, sì, di colore, che lei invece ha definito la totalità, la completezza di tutti i colori. Quindi anche questa assenza, questo niente, che in realtà è tutto. Certo. Quindi c'è certo. Questa altalena tra i due poli dell'istinto e ragione. Assolutamente. Come la definisci tu? Come l'hai vista? Ma io l'ho trovata molto armonizzata in lei. Diciamo che forse è venuta fuori con il tempo. Dopo che ha vissuto un po' qui da noi in Italia, perché probabilmente è arrivata con un certo stato d'animo e forse anche in quel momento la sua pittura l'ha rispecchiato. Con il tempo, rimanendo più qui a vivere in un modo diverso da come era abituata, si è anche più rilassata. Allora anche il suo modo di dipingere ha cominciato, è come lei che si è ha cominciato ad aprire anche un po' il suo cuore e è venuto fuori tutta questa serie di colori che prima non c'erano e non erano esposti in modo così brillante, così allegro, così gioioso, no? E la cosa che mi ha molto incuriosito è il fatto che lei ritiene che il monotipo le permette di intervenire come se fosse lei stessa una macchina. Cioè, vale a dire che diventa lei stessa una parte meccanica che però funziona per un breve periodo, per un breve tempo, quindi è un'azione quasi immediata, molto breve e che non ammette errori, perché il modo di lavorare non permette la correzione dell'errore, cioè se fa un errore diventa irreparabile. Quindi anche questa è una, l'ho trovato molto originale, perché va all'origine di tutto, però in effetti si adegua a quello che è il linguaggio contemporaneo, al linguaggio tecnologico contemporaneo. E anche il fatto, ad esempio, del moltiplicare, no? Come ad esempio nell'opera delle vespe, nell'opera della chiocciola, il moltiplicare la forma. Questa è una cosa estremamente interessante. È interessante perché è come se lei, per ritornare all'origine, formasse tutta una serie di strati, come una specie di tomografia, no? Lei è come se dividesse quell'oggetto o quell'animale, perché in genere va alla ricerca di temi naturali, cioè tutto quello, sì, che a noi manca nella vita, esatto, moderna. Esatto, ho chiesto perché il tema degli animali, esatto, della Madonna. Perché in Ucraina io non ero religiosa, essendo, esatto, un paese comunista, e a Milano non ci sono animali, esatto, non c'è la natura. Quindi tutto quello che manca della sua vita, che comunque
la cosa che insomma, mi ha fatto piacere, dice che comunque lei si ritiene una persona felice, quindi va a dire quello che manca, però, infatti lo esprime anche con la sua arte, quello che manca, diciamo, è che comunque sia, non siamo mai noi pienamente appagati, c'è sempre qualche cosa che nella vita sentiamo l'esigenza, è anche fondamentale sentirla. E lei ha appunto ha questo modo di moltiplicare l'immagine, che è da un certo punto di vista il modo di dare un'idea dell'oggetto, della cosa, che sia non solo esterna ma anche interna. E poi è anche una ricerca di, è un atto di generosità. E a me questo ha molto colpito, perché lei è come un po', no, il miracolo di Gesù della moltiplicazione dei pani e dei pesci, in modo che tutti quanti abbiano a disposizione, mangiate. Perché l'arte è di tutti e deve beneficiare tutti. E questo è un'altra parte del suo messaggio estremamente positivo. E oltretutto io la trovo, ad esempio, questa moltiplicazione dell'oggetto che porta anche un po' all'infinito a cui lei tende, no? La trovo molto vicina, ad esempio, un artista che lei mi ha detto di apprezzare molto, che è l'artista Ai Weiwei, un artista cinese, è un designer e anche attivista cinese, e pensiamo ad esempio soltanto ad una sua installazione nel 2010 alla Tate Modern con 15 milioni di semi di girasole realizzati tutti a mano in porcellana, con un significato molto particolare, perché andava appunto a rappresentare quello che è stato il periodo delle carestie dal 58 al 61 durante appunto il governo di Mao Zedong in Cina, e che costò la vita a più di 30 milioni di persone. Per cui appunto si rifà anche di temi sociali che sono anche molto cari a Svetlana. Infatti non è un caso che si trova anche tanta attinenza. Il fatto di procedere così come moltiplicazione dà anche un senso, per così dire, di riempimento della vista, dell'occhio. È quasi come se lei volesse che anche il nostro sguardo, i nostri sensi siano soddisfatti, cioè non solo il messaggio che lei ci vuole comunicare, ma anche che i nostri sensi, perché comunque lei concepisce l'arte, la sua arte, come anche una forte espressione sensoriale. Certo, come per esempio anche questa attitudine alla scultura. Esatto, e anche all'efficacia del 3D, no? Di questa pittura che tende alla terza dimensione, facilitata dalla visione, perché come sappiamo nella foto, nell'immagine 3D, l'immagine è un po' sfocata, si vedono questi rossi e blu che si sovrappongono, che quasi si sdoppiano. Esatto. Il senso dell'ombra. Il monotipo aiuta per dare l'immagine sfocata, perché ovviamente non è ben delineata. E poi lei va a contornare con questi colori, con questo rosa che tende al rosso e questo azzurro che tende un po' al blu, proprio per dare anche una sorta di profondità all'immagine, che lei ad esempio realizza meglio ovviamente quella che è la scultura. Certo. E le scritte? Allora, per quanto riguarda le scritte, queste compaiono nelle ultime opere, è una scritta che noi troviamo riportata sul dollaro americano, e significa che questa banconota è a corso legale per tutti i debiti pubblici e privati. Questo si rifà praticamente a una politica monetaria che è cambiata in America nel 71, quando appunto ci fu una sorta di caduta del sistema economico a causa della guerra in Vietnam, e quindi Nixon fu obbligato a lasciare quello che era il sistema monetario aureo, cioè a tante banconote corrispondeva la stessa quantità di oro dentro le banche centrali, e quindi a farla diventare solo una sorta di promessa che lo Stato avrebbe affrontato tutti i debiti con tutti i debiti che risultavano dalle banconote in circolazione. Ovviamente a lei ha dato un suo significato particolare. Qual è il tuo significato, Svetlana? Beh, riguardando la situazione di oggi, economica, allora è come dare la via libera, no? Che il mio lavoro ha un valore prestabilito dal sistema, dal mercato. E allora io confermo che con questa, perché this note, anche questa nota, non,
cioè riportando sul quadro una scritta, diventa che questa notazione diventa come una grande banconota a un certo punto, perché diventa come diventa un prodotto con cui puoi pagare debito pubblico e privato. Okay. Quello che c'è. Poi insomma, adesso abbiamo il debito. Seguire Svetlana, anzi noi invitiamo tutti a seguire questa giovane artista che darà sicuramente delle grandissime soddisfazioni. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ringraziamo Adriana Soldini e ovviamente Svetlana Grebeniuk per essere stata con noi. Alla prossima, grazie. Ciao.